fermarmi a questi dati elettorali, dovrei giudicare questi dati elettorali. Sarebbe tremenda la cosa se... Allora io dico, i voti politici, quando si vota politicamente, è una cosa, alle elezioni amministrative. Io e l'ottimo Giulino Carpenello fummo candidati nel 2008. Si votò lo stesso giorno a San Giorgio. Alle elezioni politiche la PDL pigliò circa 2.900 voti votando lo stesso giorno. Però 1.700 furono quelli che poi misero la firma su Giovino, che era lo stesso simbolo, votando nella stessa cabina in quello stesso momento. Io naturalmente non mi permetto neanche di fare affermazioni, ma dico questi sui dati fatti. Nel 2008 la provincia di Benevento dà il 60% alle forze del centrodestra, alle politiche. Però poi elegge Cimitile presidente con il 54%. Votando lo stesso giorno, lo stesso momento, lo stesso elettore, la stessa cabina, a distanza di qualche frazione di secondo. Di che cosa vogliamo parlare? I risultati elettorali si devono saper interpretare, prima di tutto. Se ce ne fosse bisogno, no? Questa la dice lunga del perché non è opportuno continuare, assessore Zambelli, ottimo, il titolo resta, ottimo Gianni. Continuare se il sindaco dice rappresentanza o rappresentanza o l'amministrazione eletta, perché per quanto voi gliel'avete azzoppata, ripeto, con scelte non condivisibili, con scelte extracomunali, con scelte che non è la mia interpretazione, poi giudicheranno i cittadini, ma la tempistica è questa, la tempistica è questa, c'è poco da fare, vi siete mossi quando qualcuno ha detto perché fino allora non c'è stato un bibito, scusatemi questo termine, nell'amministrazione, nella maggioranza, nella giunta, nel gruppo. Chiaro? E chiamo me stesso e tutti a testimone. Dopodiché, vabbè, ma si accetta, però dobbiamo dire. Allora, la mia amministrazione è stata zoppata, ma è stata zoppata dall'alchimia. Non è stata zoppata né dalla politica né dal fatto elettorale né dal fatto democratico di legittimazione democratica. Io a quello resto ancorato. Il giudizio sull'amministrazione Ricci si darà quando faremo le nuove amministrative, quando faremo le nuove elezioni, e i cittadini di San Giorgio sì, saranno chiamati a votare su questo. È strumentale, puerile, ridicolo attribuire al sindaco Ricci un risultato del Partito Democratico, che per me di quanto rimane un risultato giusto, perché siamo nella percentuale nazionale, per cui di che mi dovrei? Però dico, se continuiamo poi su questa tematica, se io dovessi rispondere dei risultati del Partito Democratico, altri devono rispondere di ben altre sciagure, di ben altre macerie. Ve l'ho detto, i voti lo dicendo, sta. Dove sta? E i voti anche di altri, la PDL per esempio, non so in questo consenso se c'è qualcuno che fa parte della PDL. La PDL 2 mesi fa a San Giorgio ha perso 1.500 voti. Allora di che parliamo? Sono cose diverse. Sono cose diverse. Ma questo non lo dico perché mi devo, ma perché è la verità. Perché è ridicolo parlare di altre cose. Mi voglio fermare qua per carità di madre. Il consigliere Carpenello e il consigliere Gendo richiamavano l'amministrazione comunale ai problemi che abbiamo. Nessuno più di me sa i problemi che abbiamo. L'ottimo vice sindaco ha detto il quadro che il consigliere Genito dà non è quello giusto, naturalmente io pure ritengo che non sia quello giusto, ma ognuno ha le sue opinioni. Noi riteniamo che come amministrazione che oggi rinasce, per quanto mi riguarda, rinasce a nuova vita, perché il rimpasto anche questo comporta, anche se è stato un rimpasto forzato, un rimpasto necessitato, ma il rimpasto che cosa comporta? Lo dico ai cittadini e lo dico a me stesso. Un rimpasto comporta un rinnovato impegno, un rimpasto comporta una rinnovata presa di responsabilità e di coscienza. Io credo che mai l'amministrazione, neanche quelle, carissimo Paolo, lo dico a te perché credo che sia il più anziano di qua, neanche quelle dell'immediato dopoguerra, secondo me, hanno avuto problemi, parlo in generale per le amministrazioni locali, hanno vissuto e avuto i problemi che un sindaco oggi ha
nella realtà in cui vive. Noi stiamo amministrando da un anno e mezzo in queste condizioni. In queste condizioni noi siamo riusciti e riusciamo, questo io me ne faccio un orgoglio e un vanto, io e naturalmente tutti i collaboratori che non sono collaboratori ma sono miei pares, diciamo, il nostro orgoglio è che riusciamo a dare una partenza di normalità quando la normalità è diventata ad oggi peggio dell'attività straordinaria di noi. Una volta fare certe cose venivano ritenute stipendi indipendenti, e chi mai si sarebbe sognato 3-4 anni fa mentre in discussione uno stipendio indipendente in una pubblica amministrazione, Paolo? E chi mai? Ma era una cosa che non avrebbe, ma neanche Nostradamus l'avrebbe prevista, che si poteva arrivare in una pubblica amministrazione a mettere in discussione uno stipendio addirittura. No, bene, noi oggi abbiamo più della metà dei paesi della provincia di Benevento che hanno questo problema, i cui dipendenti magari sono arretrati da mesi di stipendio. San Giorgio, tutto questo non c'è. La maggior parte dei paesi della provincia di Benevento, tanto per dirne una, se vogliamo parlare per Tabas, per esempio, sull'IMU hanno dovuto applicare le tariffe massime, 10 per 1000, 6, 11 per 1000, 6 per 1000, 8 per 1000. E penso che lo leggete su tutti i giorni, penso che lo leggiamo, lo leggete. Bene. San Giorgio del Stagno le aliquote più basse probabilmente, a parte della provincia di Benevento sicuramente, ma secondo me siamo uno dei comuni di un certo livello, naturalmente comuni di una certa consistenza, secondo me della regione Campania, dell'Italia meridionale, e questo è un risultato. Potrei dire tante altre cose. Allora tu dici, ma tu devi tessere gli elogi? No, io accolgo di buon grado la sollecitazione che mi proviene dall'opposizione di dire dobbiamo fare di più, io sono per fare di più, io voglio fare di più, vogliamo fare di più e faremo di più nelle prossime mesi e nelle prossime settimane. E scusatemi a questo punto, il ritorno, ma non lo dico perché, ma lo dico perché la logica mi ci porta a dirlo, non la partigianeria. Allora sì, è vero che siamo in difficoltà, se è vero che l'Italia è in difficoltà. Tutti i giorni leggiamo di statistiche, la provincia di Benevento, la provincia di Avellino, negozi che chiudono, imprese che muoiono, imprese che cessano, cittadini che sono in mano usurai. È vero che leggiamo queste cose, signor. Quindi immaginate il quadro, quanto è drammatico. Bene, allora a maggior ragione, se noi recuperassimo un minimo di senso di responsabilità, allora ritorno sul discorso di prima. Ma è proprio necessario che in un momento difficile come quello che viviamo noi ci dovevamo dividere perché a qualcuno un interruttore della carriera politica? Non è ancora più grave. Non è ancora più grave. In un momento di difficoltà come questo, di crisi come questa, di difficoltà, che cosa facciamo? Diamo la spalla dal sì. E perché diamo la spalla dal sindaco? Perché qua, insomma, ma ci rendiamo. Ma ci rendiamo conto, Gianni? Tu sai che queste cose le ho dette in privato e te le dico in pubblico. Ma ci rendiamo conto? Il senso di responsabilità delle istituzioni, Paolo, il senso di responsabilità delle istituzioni, un momento di crisi, difficoltà, bisogna fare questo, non riusciamo a fare questo, allora diciamo, come lo facciamo? A Maranci Pallanduzzi, a creare l'istituzione. Questa è la risposta. Questa è la risposta istituzionale che noi diamo in San Giorgese. E voi vedete che io su questo, secondo voi, mi sottrarrò al dibattito pubblico, privato, in piazza, papà Fontana. Secondo voi, io per anni parlano solo di questo i cittadini di San Giorgio. A parte il fatto che non ne ho bisogno, perché come vengono a dire loro a me quotidianamente. Mi vengono a raccontare come sono infastiditi di chiamate, di telefonate, di minacce, sono infastiditi, me lo vengono a dire quotidianamente, tipo 3.
scriva di no. Già no, perché qua poi noi dobbiamo parlare, a ogni dovete chiarire voi, tu e tu. Quando io, quando è che ti ho offerto a te, perché questa me ne da voi, quando è che abbiamo parlato io e te, che ti ho detto che ci unici sindaco di stagione, io e te, quando è che abbiamo parlato io e te? Lo stesso momento in cui hai chiamato i genitori di dare una ci abbiamo parlato io e te. I genitori di Dario Nardone sono venuti a casa tutti e due e abbiamo parlato anche di prologio. Parla con tua madre. Io ho parlato con te parlando di dice sì, no, tu devi, tu hai detto a certo stanno che dice sì. Ah, io ho parlato con te. Io ho parlato con te. No, e allora non mi dirà. Vabbè, vabbè, è la mia parola contro la tua. No, basta. Ma non è vero, ma non è vero, cioè io non avrei difficoltà, ma non è vero. Non avrei difficoltà perché la politica è fatta di queste cose. Non avrei, ma non è vero, c'è un problema. Non è vero, io Maurizio Genzi, se l'avessi avuto vice sindaco, l'avrei candidato 2 anni fa con me. Vai, va bene, lasciamola bene. Lasciamola bene, è sempre la parola mia contraria. Va bene, va bene, benissimo. Perciò, ognuno mette sul tavolo la credibilità. Io ci metto la mia e tu ci metti la tua. Perfetto, benissimo. Allora io dico, dichiaro in pubblico. Che male, per quanto sarebbe stata una cosa che in politica viene, chiaro? Io assolutamente, non è che non l'ho fatto, non mi è passato neanche per la testa, per ragioni politiche, non per ragioni di un solo, di offrire a Maurizio la carica di vice sindaco. Anche perché correrei il rischio di diminuire le perdite delle quattro maggioranze, per cui non lo posso fare. Per cui il metti. Primo posto che hai venduto è stato quello del tuo vicino. Sì, va bene, d'accordo. Poi hai chiamato i genitori per cui nel particolare. Certo, ho avuto colloquio con Dario Nardone con la mano. 10.000 volte Dario Nardone. No, 10.000 volte. Hai infangato la dignità di un consigliere comunale. Dario, immaginate. Io ho infangato e tu hai chiamato il nostro. Certo, a dirgli se si voleva prendere un caffè, certo. Sono contento, certo. Ha chiamato la mamma e il padre. E il vorrei padre che fossero qua. Allora, chiamai la mamma e il padre. Non mi interessa. Vado oltre, non interessa. Non interessa. Certo che interessa. Ho avuto un colloquio con Mario Nardone e con la madre di sua signora. Ma non sono problemi. Per quale ragione? Quando feci la manifestazione qui, dimmi Mario e la moglie che vennero ad ascoltare la manifestazione che facevo. Sì, però questi non sono argomenti. Voi l'avete tirata, io vi rispondo. Perché gli dici che parteciparono alla manifestazione che io feci il 3 marzo, siccome gli dici accomodati alla nostra manifestazione, e devo dire la verità, noi viviamo in un'età, ci conosciamo tutti. Ebbi una mi meravigliai in maniera positiva che i genitori di un consigliere che nei banchi della siede era venuto ad ascoltare questa cosa, li telefonai e disse mi fa piacere, ci possiamo incontrare, ci incontriamo, ci prendiamo un caffè. Questi sono i fatti, sì. Oh, e quindi dica al tuo consigliere, che stia più tranquillo, stia più sereno. I miei genitori sono stati sensibili alla manifestazione come qualsiasi altra cittadina sensibile nei confronti dei problemi. Ma siccome è stata interpretata in altro modo, non è colpa la loro presenza qui. Non è questo il punto. Non è questo il punto è un altro, molto più semplice. Siccome la manifestazione del 3 marzo, quelle che noi facemmo dopo le elezioni, per tutto quello che c'era stato di politico, no? Assumeva un significato particolare, voglio dire, no? Quasi uno spartiacque, insomma, quasi. Sapete com'è la cosa nei paesi, no?
Scusate, io in buona fede vedo seduto a una manifestazione convocata da noi e a una manifestazione che aveva un preciso, cioè mi sembra, un preciso connotato,